all'angolo rosso Staltari Daniele e all'angolo blu Fabbri Marcello, rispettivamente all'angolo rosso per la pugilistica Brianza Staltari, mentre all'angolo rosso Staltari, all'angolo blu Fabbri Marcello per la Glorious Gym. Fabbri molto più alto del suo avversario all'angolo blu, adesso prova a gestire la distanza col suo jab sinistro, ottimo jab sinistro. Ottimo gancio destro di Fabbri, che sta aspettando molto chiuso, serrato in difesa. Ottimo sinistro Fabbri. Fuggita la pugilistica Brianza, prova ad accorciare le distanze soffrendo la lungo maggiore del suo avversario. Fabbri Marcello molto chiuso, molto attento, aspetta il suo avversario, un po' più arrembante in questa fase, però in maniera ordinata Fabbri lavora col sinistro. Adesso subisce la scarica del pugile della pugilistica Brianza, molto più mobile sul tronco, che schiva e rientra con due ultimi colpi. Adesso i due pugili legano, l'arbitro Giorgetti li separa. Interessante incontro in questa fase perché il pugile Marcello Fabbri della Glorious Gym, che ha condotto finora un ottimo incontro, sta cercando di approfittare del suo ottimo allungo e della sua ottima struttura per tenere alla larga il suo avversario e lavorare per ottenere la finale, diciamo, della Coppa Lombarda Elite seconda serie per la categoria 75 kg. Ora è finita la prima ripresa. Siamo pronti a iniziare la seconda ripresa di questo incontro, che vedo opposti all'angolo rosso Staltari Daniele per la pugilistica Brianza e Fabbri Marcello per la Glorious Gym. Pugile all'angolo rosso che adesso trova l'ottima corta distanza. Adesso Fabbri Marcello, ottimo gancio destro. Il pugile all'angolo blu subisce alcuni colpi, ma poi fermo e preciso sulle gambe restituisce il favore con due ottimi gancio, un ottimo gancio e un ottimo montante. L'angolo blu invita il suo pugile a lavorare molto col jab, lavorando alla distanza, visto il vantaggio dell'allungo da parte di Fabbri Marcello, che in questo momento si lascia prendere forse per un po' di inesperienza dalla bagarre col pugile della pugilistica Brianza. Entrambi che lavorano adesso alla corta distanza, adesso Fabbri riacquista un po' di vantaggio in termini di distanza, però lo spreca subito accorciando, provando a cercare la corta e caricando i colpi. Categoria
75 kg. Lo vediamo molto interessante. Pugi dalla struttura fisica molto diversa e dal pugilato molto diverso. Più lineare Fabbri, più arrembante Staltari. Ottimo diretto sinistro da parte di Staltari. Ottimo diretto sinistro e diretto destro di Fabbri. L'arbitro segnala Pugi all'angolo rosso di alzare i colpi che sono andati un po' sotto la cintura. Molto abbottonato Fabbri, che aspetta il momento giusto, il pertugio corretto per piazzare il suo ottimo diretto sinistro. Ottimo gancio destro da parte di Fabbri, ora però subisce un sinistro. Ottimo lavoro di Fabbri, che preme prima trova la distanza con sinistra e poi piazza un ottimo diretto destro. Un lavoro che sta premiando in termini di punteggio, a mio avviso, nonostante l'ottimo Staltari trovi bene la quarta distanza, però subisce spesso i colpi dritti del suo avversario, che rimane sempre abbottonato, sempre preciso quando il suo avversario attacca. Adesso finisce la seconda ripresa di questa prima semifinale per i 75 kg. Ricordiamo che siamo a Boffalora, sopra Ticino, provincia di Milano, ospiti di Eligio Calandrino e di Francis Rizzo, che organizzano questo evento per il Comitato Lombardia. Ringraziamo loro due e la Master Box e il Francis Boxing Team per aver permesso alle telecamere di Boxmania di riprendere questo evento, che è la fase semifinale della Coppa Lombarda degli Elite Seconda Serie. Torneo molto interessante perché vede giovani o neofiti approcciarsi al mondo del pugilato. Ricordiamo che gli Elite Seconda Serie sono sì atleti superiori ai 19 anni, ma che hanno nel loro complesso meno di 10 incontri. Interessante lavoro di Fabbri, che continua a lavorare sulla distanza puntualmente, utilizzando l'ottimo jab sinistro per allontanare il suo avversario, per poi provare l'interessante diretto destro, che finora ha sempre colpito il bersaglio e dato fastidio al suo avversario. Adesso Staltari prova a lavorare sotto e poi alzare i colpi. Ora difficoltà Staltari, che viene chiusa alle corde. Ottimo diretto destro da parte di Fabbri. Pugile molto abbottonato, molto, molto preciso. Ottimo diretto sinistro e destro da parte di Fabbri. Ottimo gancio sinistro in uscita di Fabbri. Molta difficoltà per il pugile della pugilistica Brianza. In questo momento sta cercando di accorciare, ma è meno arrembante, come se avesse un po' finito la verve dimostrata nella prima e parte della seconda ripresa. Adesso l'arbitro Giorgetti li separa, indica Fabbri Marcello all'angolo blu di non abbassare l'avversario. Ottimo lavoro di Fabbri Marcello, ottimo lavoro, molto preciso, sta lavorando sui colpi. Prova
saltare e a lavorare sia sotto che sopra, ma il pugile della Glorious Gym molto 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 abbottonato, sta lavorando molto bene in difesa e parte con degli ottimi colpi diretti, che sta facendo fatica a leggere il suo avversario. Aspettiamo il risultato dei cartellini. Vince Marcello Fabbri e si aggiudica la finale dei 75 kg della Coppa Lombardia Maschile Elite Seconda Serie, che svolge la sua fase semifinale oggi, mentre la finale saranno domani. Adesso assistiamo alla seconda semifinale di categoria, che vedrà opposti all'angolo rosso per la Box Madone Brumana Daniel e all'angolo blu per la Francis Boxing Team Vananzetti Giampaolo. Aspettiamo che i due pugili approdino sul ring. Siamo quasi giunti alla fine della nostra maratona di semifinale. Abbiamo visto ben 8 incontri finora, questo è il nono della serata, a conclusione delle semifinali per i 75 kg. Un ottimo scenario qui a Boffalora sopra Ticino, perché i ragazzi si stanno confrontando ad armi pari, in qualità di esperienza molto simile, e siamo arrivati a questa seconda semifinale di categoria. Ricordiamo, all'angolo rosso Rumana Daniel per la Box Madone, mentre per il Francis Boxing Team all'angolo blu Giampaolo Vananzetti. We'll be right back.
siamo pronti a iniziare su questa prima ripresa. Andiamo a Francis Rizzo a dare gli ultimi ragguagli al suo ragazzo e iniziamo questa avventura. Ultima semifinale dei 75 kg. Prima abbiamo visto trionfare Fabri Marcello per la Glorious Gym, adesso Brumana Daniel contro Venanzetti Giampaolo. Ottimo gancio destro di Venanzetti, subito in uscita. Pugile che l'angolo blu per il Francis Boxing Team combatte in guardia mancina. Ottimo, ottimo di nuovo questo gancio destro. Un attimo in difficoltà il suo avversario per la box Madone. Romana sta lavorando adesso con colpi dritti, ma più vario in questo momento Venanzetti. Lavora benissimo colpi dritti. Ottimo lavoro da parte di Venanzetti, molto mobile sul tronco. Ottimo diretto gancio destro di Venanzetti, che in uscita piazza sempre quest'ottimo gancio destro. Pugli è molto molto mobile, tecnicamente sinceramente molto alto il suo livello tecnico finora dimostrato. Non si direbbe dalla sua poca esperienza. Ancora un ottimo gancio destro. L'arbitro redarguisce un po' che deve girare meglio i colpi. Ottimo gancio destro diretto sinistro da parte di Venanzetti. Adesso attende il suo avversario, schiva benissimo. Ancora gancio in montante di Venanzetti, ottimo gancio in montante. Ottimo gancio sinistro da parte di Venanzetti, che aspetta, indietreggia, aspetta che il suo avversario faccia una mossa per colpirlo d'incontro. Ottimo gancio sinistro. Ottimi due pugili che hanno un gran bel ritmo. Pugili molto diversi. Per la box Madonna all'angolo rosso un attaccante molto lineare, mentre invece Venanzetti più tecnico, più mobile, che sta lavorando d'incontro. Un bel match, un bel match. Ed ecco che inizia la seconda ripresa. Inizio della seconda ripresa. Ottimo lavoro da parte di Venanzetti, più tecnicamente più preparato, adesso lavora a due mani. Ottimo gancio destro e montante sinistro, prova ad alzare il ritmo, molto mobile.
l'arbitro li ferma perché il pugile della box Madone si concede una spinta di troppo. Ovviamente c'è da capire la poca esperienza di entrambi, quindi l'arbitro monitora e guida i due pugili. Ottimo lavoro di Venanzetti, molto mobile, molto molto mobile. Ottimo il lavoro del tronco da parte di Venanzetti, che schiva bene quel gancio destro del suo avversario. Ottima capacità di uscire dalle corde di Venanzetti, che non rimane mai fermo, non fa mai trovare il bersaglio. Molto difficile boxare contro di lui, soprattutto per Brumana, che sta facendo molta fatica. Non lo trova quasi mai col suo diretto sinistro. Adesso ci riprova, ordinato. Ottimo, ottimo il lavoro di Venanzetti, che aspetta il suo avversario per trovare il pertugio giusto dove piazzare degli ottimi colpi. Ottimo scambio, ottimo gancio destro che l'arbitro larguisce in maniera un po' più severa questa volta Venanzetti, perché i ganci non sono girati come si dovrebbe, al limite del richiamo ufficiale questa volta. E finisce questa seconda presa. D'inizio la terza ed ultima ripresa di questa semifinale, ricordo 75 kg all'angolo rosso Brumana Daniel, all'angolo blu Venanzetti Giampaolo. Ottimo gancio sinistro da parte di Venanzetti, ricordiamo pugile che ha espresso forse in totale una maggiore qualità tecnica. Attenzione, l'arbitro fa controllare dal medico la ferita al naso dell'avversario, del pugile della box Madone. Il medico dice che va bene e si continua con questa terza ripresa. A trovare la distanza giusta, adesso trova due ottimi sinistri
però Venanzetti veramente molto mobile, molto sgusciante. Il taglio di Brumana gli comincia a dare un po' di fastidio forse in questa fase, visto anche l'incessante gancio sinistro e l'ottimo lavoro col destro che sta facendo Venanzetti in uscita. Ottimo ancora questo gancio sinistro. Entrano i diretti di parte di Brumana, che rimette all'angolo il suo avversario. Sfuriata di Venanzetti, che ancora prova con quel gancio destro che ha fatto male finora. Ed eccolo il conteggio. Conteggio per Brumana Daniel, che subisce un gancio sinistro che lo blocca. L'arbitro asciuga un po' il sangue dell'avversario, del pugile in tenuta rossa, visibilmente segnato sicuramente dall'ottimo lavoro del destro e del gancio destro di Venanzetti. Oh. Colpo dopo lo stop. Colpo dopo lo stop che sicuramente apre la ferita già aperta. Vediamo cosa dice l'arbitro e il medico. Si può continuare. Brumana che riparte. Ottimo destro di Brumana. Ancora il destro di Brumana. Venanzetti non lo... Ora prova una scarica di colpi. Visibilmente segnato Brumana. Finisce qui la terza e l'ultima ripresa. Finisce qui l'incontro. Sempre visibilmente segnato Brumana. C'è questo incontro Giampaolo Venanzetti per la Frenzy Boxing Team, aggiudicandosi la finale dei 75 kg della Coppa Lombarda Maschile Elite Seconda Serie. Adesso si procede un po' con l'assorbire il sudore e un po' di sangue versato in questo match, che ha visto Brumana un po' segnato sul volto. Adesso procediamo con le semifinali degli 81 kg che vedono 4 atleti ancora in gara. Prima semifinale per la nuova Olympia Box c'è Kocheku Alexander,
mentre invece per la Mariani Brescia Box Pepsi Sadik. Match che segna la prima semifinale Elite seconda serie della Coppa Lombarda degli 81 kg. Mentre nel frattempo presentatore e staff asciugano il ring. Inizia la prima delle semifinali 81 kg Elite seconda serie, dove all'angolo rosso per la nuova Olympia Box Koceku Alexander, mentre invece Pesci Sadik per la Mariani Brescia Box, scusatemi se magari ho delle imperfezioni di pronuncia, non mi hanno comunicato la pronuncia corretta di questi due nomi, spero che i due pugili non si offendano. Iniziamo questo primo turno di semifinale per gli 81 kg di questa Coppa Lombardia per gli Elite seconda serie uomini. Vediamo il corretto inizio di questa semifinale. I due pugili sono pronti. L'arbitro li chiama al centro del ring. Si salutano. L'arbitro controlla che entrambi
siano pronti. E inizia questa prima ripresa. Inizia subito con un ottimo sinistro di sbarramento, visto l'allungo maggiore, il pugile della Mariani Brescia Box. No, ottimo il suo lavoro con i pugni diretti, mentre invece il pugile della nuova Olimpia Box si muove un po' sul tronco, cerca di accorciare e lavorare prima sotto e poi sopra. Ottimo il lavoro di Koceku, che prova ad accorciare, a trovare la corta distanza con un gancio largo. Tuttavia il pugile in forza alla squadra bresciana sta lavorando ottimamente con il suo sinistro. Sadik molto ordinato in questa fase, forte del suo allungo, cerca di mantenere la distanza, non spesso ci riesce. Il lavoro col sinistro di Sadik, ottimo montante destro di Sadik, che a tutti i presenti è sembrato veramente devastante. Sinistro da parte di Sadik, che sta scandendo come un metronomo il match. Adesso ultimo il sinistro di Sadik, che è difficile da leggere per la pugile della nuova Olimpia Box, che orfano di un allungo inferiore, fatica a trovare la distanza corretta. Corta distanza adesso nuovo pugile della nuova Olimpia Box. Finisce la prima ripresa. Inizia la seconda ripresa, questo penultimo incontro della serata. Ottimo il destro della pugile della nuova Olimpia Box, che prova ad accorciare un altro destro. Sadik in tenuta blu ha fatto un'ottima prima ripresa con ottimi colpi dritti. Stavolta sembra leggerlo in maniera diversa Koceku, che ha faticato durante la prima ripresa a trovare la distanza corretta per questo incontro. Adesso sta lavorando un po' meglio, complice il mancato ritmo di Sadik, che nella prima ripresa ha lavorato molto bene, molto in maniera molto intelligente con quel diretto sinistro. Parti, Sadik,
Adesso prova a caricare. Prova a caricare tutti i colpi. Koceku. Prova a caricare veramente tutti i colpi. Prova a dare tutto. Gira della Mariani Box. Sta provando a lavorare in maniera eccellente con i suoi diretti, visto la lungo maggiore. L'arbitro richiama il pugile in tenuta rossa per dei colpi sotto la cintura. Ottimo gancio sinistro da parte di Koceku. Adesso prova a lavorare sia sotto che sopra. Prova a spingere in questa seconda ripresa, visto che nella prima ha leggermente faticato. Adesso prova Sadik a dare un po'. Spingere adesso. Ottimo montante adesso di Sadik. Ottimo montante di destro e sinistro di Sadik. Tuttavia sembra apparire un po' scarico, un po' spento in quest'ultima parte della seconda ripresa, come se avesse accusato i colpi caricati del suo avversario. E finisce qui la seconda ripresa. Ed ecco che inizia la terza ed ultima ripresa di questa semifinale della Coppa Lombardia, categoria 81 kg. Frapposti tra loro Sadik della Mariani Box e Koceku della Nuova Olimpia Box. Sadik molto mobile, molto sgusciante in questa fase, che però rinuncia a utilizzare i suoi colpi dritti, che avevano ottimo gancio destro da parte di Koceku, che adesso riprova con le sue sbracciate sfuriate a accorciare la distanza e provare a mettere a segno uno dei suoi colpi caricati, che nella seconda ripresa aveva sembrato fiaccare il ritmo del suo avversario, che è apparso spegnersi un po' sul finire della seconda ripresa. E soprattutto dopo l'ottimo lavoro svolto da Sadik in tenuta blu nella prima, dove aveva portato un ottimo, aveva fatto un ottimo lavoro col sinistro. Siamo proprio sotto i due atleti che in questo momento si sono fronteggiati all'angolo. Veramente asfissiante il ritmo che sta ponendo all'incontro Koceku. Ovviamente da comprendere che il ritmo, nonostante sia veramente elevato, ha portato pochi colpi puliti, ma che comunque sembrano segnare il suo avversario, che in difficoltà si chiude all'angolo e lega. Adesso l'arbitro li separa, prova a farli respirare. Sadik prova il sinistro, ma è veramente scarico, meno ficcante, meno preciso della prima ripresa. Adesso ci prova. Adesso ci prova con un sinistro destro.
fase molto molto scorbutica, assumendo un colpo a ciascuno. Ottimo il destro di Sadik, ottimo il gancio sinistro di Koceku. Adesso l'arbitro ridarguisce Sadik per un colpo dato con il dorso del guantone. Sadik sta faticando, ci sta arrivando di cuore alla fine a questo match, come se i colpi di Koceku si fossero sentiti i due pugili esausti. Cedono alla campana conclusiva. Qualcuno prova a lavorare alla quarta distanza. Ganji esce con un ottimo gancio sinistro. Ottimo gancio sinistro. Gancio sinistro e gancio destro da parte di Ganji. Molto attendista in questa fase. Non togli Samuele. Sta cercando di tenere la distanza dato che l'avversario si butta molto. Esatto. Stare molto attento alla testa. E soprattutto caricare pochi colpi non molto caricati. Piccolo taglio, probabilmente. Sopracciglio destro. Ottimo montante gancio da parte di Ganji. Passo indietro il diretto destro. Riggio Calandino sta telegirando Ganji. Immagino che sia una presenza importante, molto fondamentale per il pugile Andy. Ma poi Riggio è sempre preciso e puntuale quando ti deve comandare a partita. Farmi sentire bene. Ora il medico va a valutare la ferita. A quanto pare la ferita cercando di raccogliere qualche informazione. Finito prima del previsto. A quanto pare il medico giudica il taglio proibitivo per continuare l'incontro. Scusate, ma stiamo cercando di carpire le informazioni. Delle informazioni su questa cosa, quanto pare il taglio ha fermato l'incontro e pare sia un no. Siamo sorpresi quanto voi, lo capiremo. Magari dopo manderemo Samuele Grilli inviato da qualche parte con un'ombrellina, no, senza ombrellina, perché meglio senza, se no la ragazza di Grilli poi lo uccide. Non lo voglio sulla coscienza. Non è il caso. Lasciamo il verdetto a Mimmo Zambrana. Io ti ringrazio, Samuele. Avrei voluto tenerti un pochettino di più, ma a quanto pare non ti vogliono fare il commentatore. Non sei idoneo. Non sono abbastanza portato. Che è venuto Zucco, è successo il finimondo, mi siete picchiati, Raffaele Sposti è venuto qua a raccontare i tuoi voti di scuola, quante volte vai in palestra. È stato molto preciso. Molto preciso, puntuale. Io, se devi pensare a una biografia, io penserei a Sposti comunque. Ci penserò su quando dovrò fare il libro. Va bene, io ti ringrazio. Grazie mille a voi. Grazie mille. Ed eccoci all'ultima delle semifinali all'angolo rosso per l'Elite Boxing Club
di Gabriele Ghiani, Ramaya John, mentre invece per la nuova Olimpia Box Ivan Benko. Ricordiamo, questa è la Coppa Lombardia maschile Elite seconda serie su Box Mania. Oggi le semifinali, domani le finali. L'ultima delle semifinali, 81 kg, la prima a 2 minuti l'ha conquistata Koceku Aleksandr della nuova Olimpia Box, un altro pugile della nuova Olimpia Box, Gabriele Eisman, per questa seconda Ganci. Semifinale. Il maestro Calandrino, maestro Calandrino. Ed ecco il maestro Calandrino che premia Antonio Pio Nettuno. E invece ecco qua il maestro Eligio Calandrino, ecco, che premia Gabriele Eisman Ganci. Maestro, ottimo, purtroppo sono gli incidenti del mestiere, una ferita in una posizione scomoda, pericolosa, definirei l'ho appena vista. Ha messo fine prima del tempo un incontro che si preannunciava vincente. È dispiaciuto, Benko molto contratto in questa fase. Avrei voluto vederlo sulla lunga distanza. Bella schivata da parte di John. E dimostra che ha veramente le bombe. Ancora alle mani. Una volta bella schivata. E sentiamo che il titolo d'Italia è sempre più vicino. Sarà sempre qua. Allora Gabriele, dai, saluta il pubblico che è venuto qui questa sera al Pallabisterzo a salutarti, a applaudirti. Grazie di cuore a tutti. Senza di te, senza di voi darei il 50%, siete la mia forza. Dai, allora alla prossima occasione potrai mostrare tutto il tuo furore. Sì, sicuramente sì. Volevo ringraziare anche tutto il comune. Io dell'Elite molto sponsor SMJ Barbershop. Benko sta facendo veramente molta fatica a tenere il ritmo del suo avversario con la casacca rossa. Dai, allora ci vediamo presto ancora qui a Busto Arsizio per un incontro molto importante. A nome della Masterbox Romilimane, che augurano a tutti voi la più cordiale continuazione di serata. Ciao a tutti, grazie Gabriele. Ciao maestro Eligio, grazie. Ottimo sinistro di John. Ottimo sinistro di John. Gestendo il centro del ring, una gira mobilità molto più statico del suo avversario, sembra un po' in difficoltà sul leggere i movimenti di tronco del suo avversario. Finisce la prima ripresa di questo ultimo incontro della Coppa Lombardia. Ricordiamo, fase semifinale su Box Mania. Anche domani la finalissima, sempre qui a Boffalora sopra Ticino. Shows.
Ed ecco che inizia la seconda ripresa di questo ultimo incontro, semifinale Coppa Lombarda, 81 kg. Parte subito Gior Ramai, sfioriata in questo inizio di seconda ripresa. Ottimo destro di Ramai, ottimo destro sinistro di Ramai. Ottimo destro. Bellissimo lavoro. Ora mette molta pressione Venco, che prova ad accorciare la distanza, ma un colpo un po' sotto la cintura. Ottimo lavoro col sinistro di Ramai, che schiva molto bene. Adesso sembra un po' più difensivo. Adesso parte, prova ad andare in attacco, prova a scogliere più colpi. In fase di conservazione un po' Ramai, come se fosse stanco, mentre invece alza il ritmo Venco, rinvigorito da un leggero calo da parte di Ramai. Attenzione, adesso Ramai prova ancora un colpo sotto e uno sopra che fanno a segno. Venco non riesce a essere incisivo in questa fase. Ottimo gancio sinistro di Ramai. Ottimo diretto destro di Ramai. Ancora bel gancio sinistro davvero di Benco. E chiusura di questa piccola frazione. Un po' in difficoltà Ramai in questa fase, come se fosse un po' in debito d'ossigeno. Finisce qui la seconda ripresa di questa ultima semifinale. Dopo questo incontro la nostra trasmissione cesserà per riprendere domani per le finali, sempre qui a Boffalora sopra Ticino, Milano. Ecco che sta per iniziare la terza ed ultima ripresa dell'incontro. Ricordiamo, all'angolo rosso ormai John dell'Elite Boxing Club, all'angolo blu Ivan Venco. Adesso i due pugili a muso duro, uno contro l'altro, scambia due mani, nessuno dei due cerca e trova un pugno caricato, ma pugni molto scarichi, infatti anche di molta stanchezza accumulata durante tutto l'incontro. Prova Venco a dare tutto, a dimostrare di averne un po' di più rispetto al suo avversario,
che appare invisibile difficoltà di fiato. Adesso esce benissimo a sinistra Ramai, molto più sgusciante, le sue skill tecniche sicuramente sono leggermente superiori per quanto riguarda la difesa. Adesso normale fase di studio verso la fine di questo incontro. Ecco che siamo quasi. Ottimo di il diretto sinistro, è il destro nervoso di Ramai che prova a caricare il pugno con le ultime energie che gli restano in questa terza ed ultima ripresa dell'ultimo match della serata, semifinale 81 kg Elite seconda serie della Coppa Lombardia. Ottimo gancio sinistro da parte di Ramai, che per ogni colpo dato ne subisce un altro. I due pugili sono molto molto stanchi e si vede. Ramai ha qualcosina di più in quest'ultima fase. Ottimo sinistro di Ramai, ancora una volta. Ancora un sinistro di Ramai. Entrambi stanchissimi. E finisce qui la terza ed ultima ripresa. Vince l'ultimo incontro della serata John Ramai della Elite Boxing Club e si conclude questa serata ospiti sia di Eligio Calandrino della sua Master Box che di Francis Rizzo e del suo Francis Boxing Team in questa splendida sede a Boffalora sopra Ticino della Hurricane Box. Ringraziamo tutti e rimandiamo l'appuntamento domani alle ore 18, dove saranno in diretta le finali della Coppa Lombardia maschile Elite seconda serie.